Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi e la gloria del Signore risplenda nella vostra vita, così come Lui stesso promette nella parola di Dio che la sua gloria risplende dappertutto e la città santa di cui fa parte il credente è una città che non ha più bisogno di luce del sole e della luna perché la luce dell'agnello la rischiara, la luce di Cristo regna nella Chiesa, regna in mezzo al suo popolo. E l'Apostolo Giovanni, nella prima lettura di oggi dal libro dell'Apocalisse, ci riproduce una visione avuta dal profeta Ezechiele, che vede dal Tempio Santo di Dio scaturire una sorgente d'acqua che si ingrossa sempre di più fino a diventare un fiume, fino poi a diventare come un mare. Dunque arriva quest'acqua, la natura rigoglisce, le piante portano frutti ogni mese e Giovanni fa vedere in questa città santa che è il regno di Gesù Cristo, che è il regno di Dio, la realizzazione di questo, di questa visione, e invita perciò tutti noi cristiani a tener fisso lo sguardo su questa città dove non ci sarà più morte, dove non ci sarà più dolore, né lutto, né lamenta, ma gioia eterna. Cosa dobbiamo intendere per questa città? C'è chi intende che questa è la conclusione della storia umana, cioè la vita nel paradiso. C'è chi interpreta questo dicendo che in realtà il Signore si instaurerà il suo regno già su questa terra e ci sarà il compimento di tutte le sue promesse già in questa, non possiamo dire durante la nostra vita, ma già su questa esistenza terrena. Ed è la visione che noi dobbiamo avere, fratelli. Non è importante precisare, ma questa verità è vita per noi. E ciò a cui dobbiamo tendere costantemente, al regno di Dio in mezzo a noi. Questo non toglie che non ci sia il peccato attorno a noi, non ci sia la malizia, non ci sia la corruzione, lo vediamo, ma una cosa è certa, tutto questo è destinato a scomparire davanti alla gloria di Gesù Cristo, che è il compimento di tutte le promesse di Dio. Ricordiamocelo sempre, l'Apocalisse chiama Gesù l'Amen di Dio, c'è il compimento. Gesù è colui che, nel quale e per mezzo del quale Dio Padre ha realizzato ogni sua promessa. In Lui tutto si è compiuto, e lo dice Lui stesso sulla croce, tutto è compiuto, ogni promessa è arrivata alla sua realizzazione. Quando tu accogli Gesù Cristo, in Lui trovi ogni bene, in Lui trovi ogni benedizione e la pienezza della vita. A Lui sarà anche la nostra lode, la nostra gloria nei secoli eterni. Amen. E Gesù nel Vangelo ribadisce questo bisogno, fratelli, che il cristiano non si addormenti. San Paolo, in alcune delle sue lettere, principalmente a quelle Tessalonicesi, richiama i cristiani che aspettavano il compimento di tutte le promesse di Gesù Cristo nel corso della loro vita. Per cui, vedendo ritardare questa realizzazione, si scoraggiavano e tentavano a desistere. E tra questo noi abbiamo la lettera agli Ebrei, dove l'autore si rivolge appunto a questi cristiani venuti dal giudaismo, che avevano l'impressione che se loro stavano attraversando momenti difficili come la persecuzione di Nerone e poi degli altri imperatori, loro avevano il dubbio che tutto questo stava capitando loro perché si erano allontanati dalla legge di Mosè per aderire a Gesù Cristo. Allora tutta la lettera agli Ebrei è un incoraggiamento, è un incitamento verso questi cristiani a non desistere, perché nella legge di Mosè noi avevamo l'ombra delle promesse di Dio, l'ombra della verità. In Gesù abbiamo il compimento. A quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, io ti ho generato, scrive l'autore.
di Gesù Cristo viene detto tu sei mio figlio, e si fa vedere la differenza tra le promesse dell'Antico Testamento che proponeva un luogo dove abitare su questa terra e le promesse di Gesù Cristo che promette ben altro, promette quei beni eterni che non finiscono mai. Ecco, allora anche Gesù nel Vangelo di oggi ammonisce i suoi discepoli a non stancarsi, a perseverare, state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano, dice, in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Perseverare sempre, chi avrà perseverato sino alla fine, aggiunge un altro passo del Vangelo, sarà salvato, perciò vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. State sempre in piedi e guardate in alto, perché quando accadono tutte queste cose, diceva il Vangelo di ieri mattina, la vostra liberazione è vicina. Alzate lo sguardo, fissate lo sguardo su colui che è il compimento di ogni promessa. E questa è la conclusione, fratelli, dell'anno liturgico in cui la Chiesa ci mette davanti la visione del trionfo di Gesù Cristo, ma col trionfo di Gesù Cristo anche la gloria della sua Chiesa che partecipa eternamente con Lui. A Lui sia anche la nostra lode per i secoli eterni. Amen. E se permettete una piccola parola, fratelli, oggi è previsto il concistoro in cui Papa Francesco creerà nuovi cardinali, tra questi il padre Raniero canta la messa, che tutti noi conosciamo benissimo, predicatore apostolico dei tempi di Giovanni Paolo II, che ha illuminato tantissimo con la sua parola non solo la Chiesa Cattolica, ma tantissime chiese anche evangeliche. In una sua testimonianza ad Assisi nel 2012, padre canta la messa, raccontava la sua testimonianza, come lui era professore di università molto brillante, ma sentì dentro di sé il bisogno di lasciare la carriera universitaria e aderì alle esigenze dello spirito, rinunciò alla carriera universitaria. Voi, qualcuno avrebbe detto, ma perché fai un gesto del genere? Lui sentì questa vocazione. Dopo qualche tempo Giovanni Paolo II lo chiamò come predicatore della Casa Apostolica. E cosa avvenne? Avvenne che da quel momento poté andare ad annunciare il Vangelo in tanti paesi di questo mondo. Lui citava di essere stata almeno in oltre 115 paesi di questo mondo a predicare non solo i cattolici, ma anche i protestanti ed evangelici. Una volta in Svezia ebbe a che fare con 5.000 evangelici, per lo più pastori di chiese. Perché lo chiamavano? Perché la sua parola è illuminatissima, oltre a una grande fede ed essere animato da grande luce di Spirito Santo, ha anche una grande sapienza e preparazione culturale, per cui si dà senso alle cose, sa spiegare il perché, conosce molto bene la storia della Chiesa nei suoi dettagli. Lui infatti è stato professore all'Università Cattolica di Milano di storia del cristianesimo è specializzato nella patrologia, cioè nella conoscenza della dottrina dei padri della Chiesa, e la sua figura realmente è stata una figura luminosa. Ricordo nell'84, quando celebrammo il primo convegno mondiale di sacerdoti in Vaticano, eravamo circa 7.000 sacerdoti, padre Candalamessa tenne una sua relazione in italiano, e poi c'erano coloro che traducevano nelle varie lingue. Un sacerdote sudamericano si rivolse verso di me e mi chiese, dice, ma questo frate è sempre così? Predica sempre così? E certamente, tanto era la commozione. Bene, fratelli, oggi il Papa l'ha voluto proclamare cardinale, insieme a lui anche il padre rettore del Sacro Convento di Assisi. Perché questo? Innanzitutto, chi sono i cardinali? I cardinali sono non vescovi, sono necessariamente
collaboratori del Papa, che possono anche non essere vescovi, e Padre Cantalamessa ha chiesto al Papa di non essere ordinato vescovo, così può rimanere nel suo convento a pregare, a digiunare, per continuare il suo cammino ascetico. Il titolo di cardinale dà soltanto il diritto di essere collaboratore del Papa. Non potrà entrare in conclave, perché secondo la legge di Paolo VI ha già compiuto gli 80 anni, ma non è questo che interessa a Papa Francesco. L'ha voluto nel collegio cardinalizio perché porta anche lì la sua parola illuminata in questi momenti in cui si ha veramente tanto bisogno della parola di Dio. Quindi i cardinali non necessariamente devono essere vescovi di una città o dell'altra, ma semplicemente collaboratori del Papa. E preghiamo per lui e preghiamo per tutti i collegi cardinalizi, preghiamo per tutta la Chiesa. Signore, Tu ami la Tua Chiesa e noi Ti chiediamo di mettere la Tua mano su ciascuno di questi fratelli che hai chiamato a collaborare col Sommo Pontefice per la guida pastorale della Chiesa. Il pastore sei Tu, Signore, manifesta la Tua gloria in ciascuno di loro e dona loro sapienza, intelligenza e anche potenza di Spirito Santo, soprattutto in questi tempi, perché il gregge di Dio ha bisogno di unità, ha bisogno di sapienza, ha bisogno di fuoco d'amore. E Tu, Vergine Santissima, che sei la madre dei sacerdoti, aiuta il Santo Padre, aiuta tutto il collegio cardinalizio perché la Chiesa abbia una svolta nel ritrovare l'entusiasmo per Gesù, Salvatore nostro, a cui sale ogni lode e gloria per i secoli eterni. Amen. E questa benedizione del Signore scenda su ciascuno di voi, in modo particolare su chi sta soffrendo, su chi è malato, su chi si trova in momenti di incertezza, di affaticamento. Risplende questa grazia del Signore e dia pace, serenità e liberazione a tutti. Amen.